Buonasera, sono Paolo Papillo, mediattivista. Ciao Giovanni. E la domanda che ti hai parlato di... Parlo a Federico perché è il comune più grande, però è valido per tutti ovviamente. Che fortuna, che gatta da pelare. Hai parlato della raccolta differenziata porta a porta che metterà in centro. Io facevo quello di mestiere in una regione rosa, la Toscana, vostra gemella come amministrazione. In quel settore c'è una situazione di sfruttamento dei subappalti vergognosa, del vero e proprio schiavismo. Adesso mi domando, le amministrazioni che voi controllate o gestite, cosa faranno sì che le ex municipalizzate o partecipate, le chiami come vuoi, non subappaltano e fanno lavorare la gente a 4-5 euro l'ora? Formalmente sono in regola, però moralmente non sono in regola, secondo me. Primo. Seconda cosa, voglio sapere l'importanza in un momento di crisi che le vostre amministrazioni daranno ai servizi sociali e alle politiche abitative. Perché va bene tutto, ambiente, tutto e tutto, però io non posso dire a una persona che non ha casa, che non ha da mangiare, fai la raccolta differenziata, perché mi ride in faccia. Un movimento che gliela posso anche fare, però prima gli devo coprire altre esigenze. Un movimento che oramai è forza politica nazionale, cioè quindi non è più... Io l'ho visto nascere a Firenze, quindi lo conosco dall'inizio. Ecco, mi mancano questi passaggi, vorrei sentirvi parlare anche di questo e allora forse vi voterò. Grazie. Perché ormai ho risposto a un sacco di domande, quindi non so se ho parlato prima del tema sociale anche qua, nelle cose che non abbiamo fatto nei 100 giorni, ecco. Allora, una delle altre tematiche che stiamo affrontando è proprio quella del rivedere quello che è stato il servizio del welfare del comune di Parma negli ultimi anni, quando si faceva sostanzialmente dell'assistenzialismo, inteso come... io ti do una cifra che può essere per delle borse lavoro, cioè può essere una sorta di retribuzione, ma non veniva fatto con lo scopo di far le persone potessero sostenersi da sole, ma solamente avessero un reddito, visto che il comune se lo poteva permettere. Noi quest'anno abbiamo subito 900.000 euro di tagli dalla regione e 1 milione di euro di tagli dallo Stato per quanto riguarda le spese del welfare. Quindi quello che ci siamo trovati davanti è la necessità di rivedere le priorità del nostro comune. Abbiamo iniziato un percorso che parte da stabilire delle linee guida all'interno del comune, dai tecnici del comune, fare degli incontri, delle tavole operative per quanto riguardano gli operatori del settore, cooperative sociali, fondazioni che normalmente fanno del sociale comunque un'intenzione di progressività, e tutti quegli operatori anche di associazioni che in genere lavorano col sociale. Il terzo passo, e questo si snoderà all'interno di settembre, il terzo passo saranno incontri pubblici con i cittadini per condividere se quello che sono state... saranno ridefinite come priorità, perché inevitabilmente ci sono degli sprechi, ma ci sono state anche dei servizi ovviamente strapagati all'interno dei comuni che andranno ridimensionati. Quindi se dobbiamo rispondere alle esigenze sociali più impellenti, perché la crisi tocca tutti, bisogna ridimensionare quello che sono i servizi che in passato erano fatti a livelli qualitativi eccessivi. Se pensiamo che piccole strutture di 2 persone, che possono essere per disabili o per anziani, costavano comunque 150.000 euro all'anno, per farvi degli esempi di Parma, ovvio che questo deve essere redistribuito su una, come dire, con un'utenza maggiore. Ovvio che erano servizi qualitativamente esagerati, però... Sì, però infatti questo è, poi c'è il tema anche da chi venivano appaltati. Infatti io dico, ci sono degli sprechi, ma non si può parlare solo di quelli, c'è anche una priorità diversa per quanto riguarda rispondere alle esigenze sociali. Ma anche in questo caso, per quanto riguarda Parma, 15 anni di scelte di un certo tipo per quanto riguarda anche le case dell'ACER, quindi le case del comune, non possono essere risanate in 448. C'erano appartamenti edilizia convenzionata a 2.500-3.000 euro al metro quadrato. No, se la chiamiamo edilizia convenzionata, pensiamo al resto. Quindi sicuramente per il Movimento 5 Stelle deve diventare una priorità quella del sociale, che in passato è cresciuto nell'onda della tecnologia, dell'ambiente, e deve sfociare nel sociale. Ma come dicevano prima i miei colleghi,
quando si entra in un comune si matura una sensibilità su questo tema che è fondamentale. Io ho un sacco di problemi di persone che dovrebbero subire sfratti, di mancanza di alloggi, proprio dovuti al fatto che i redditi con la crisi sono abbassati notevolmente. Quindi in un qualche modo bisogna rispondere, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, purtroppo. Ma l'attenzione dal nostro punto di vista c'è tutta. La prima domanda era invece il primo pezzo? Allora, sul porta a porta, ma non è, allora, quel tema non è solo sul porta a porta, io penso anche ai servizi educativi e ai servizi sociali, perché anche in quel caso, rispetto a quello che erano gli stipendi comunali, gli stipendi delle, chiamiamole cooperative, che poi se hanno 3.000 dipendenti non sono cooperative dal mio punto di vista, per me le cooperative sono quelle piccole realtà in cui sono veramente tutti soci e contribuiscono al lavoro che stanno portando avanti. Però è sempre il tema di prima, la multi-utility, io non ho potere finché non farò una nuova gara in cui potrò introdurre eventuali parametri per quanto riguarda i subappalti. Io adesso posso dire non ho idea di quanto vengono pagate le ditte che sono subappaltate, perché no, non è detto che i dati vengano forniti, come quelli di prima, io posso chiedere, come ho chiesto tante cose che forse nel tempo mi arriveranno, ma non è così scontato ottenere questi dati. Ecco, ad esempio, forse